situazione. Capodanno fa tornare agli italiani la voglia di viaggiare. La maggioranza resterà nei confini nazionali. In aumento, dice l'Agenzia Nazionale del Turismo, gli arrivi di turisti stranieri in Italia. Francesca Grimaldi. Capodanno in Italia per più della metà dei tour operator stranieri. Nel nostro paese i turisti arrivano soprattutto da Australia, Brasile, Spagna, Regno Unito e Svizzera. I dati dell'Enit si riferiscono al periodo tra Natale ed Epifania. Tra le ricerche online è Roma la città più cliccata dagli stranieri, seguono Milano, Venezia e Firenze. Al contrario, gli italiani scelgono mete esotiche per cominciare il nuovo anno, in testa le Maldive, ma anche Mauritius, Kenya, Thailandia. Per chi ama il lusso le destinazioni sono Oman ed Emirati Arabi e per chi non vuole andare lontano il Marocco. Per chi resta in patria è impennata quest'anno grazie alla neve caduta in abbondanza delle festività sulla neve, 1.850.000 presenze e 120.000 in più dello scorso anno nelle località sciistiche italiane. Fatturato stimato 10 miliardi e 600 milioni di euro. Più richiesti Trentino, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Bene anche le località termali. In totale a viaggiare in Italia e all'estero nell'intero periodo natalizio sono più di 15 milioni di persone.